Un'importante sessione formativa è stata tenuta ieri sera presso l'auditorium dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Ravanusa da docenti della Facoltà di Legge e Scienze Politiche dell'Università di Tunisi, nell'ambito di un progetto di partenariato tra le due istituzioni con il supporto del Comune. Di grande interesse e attualità i temi trattati: la legislazione tunisina per la tutela dei diritti dei migranti, la figura del mediatore interculturale, la necessità di operatori legali esperti nella gestione dei flussi migratori, le prospettive di una politica migratoria che tuteli i diritti dell'uomo. Il dirigente scolastico Francesco Provenzano è il coordinatore del progetto. Esattamente, nell'ambito di un rapporto di partenariato pluriennale con i docenti della Facoltà di Legge e Scienze Politiche dell'Università di Tunisi, questa sera il professor Munir Ayari e le professoresse Rimi Gaigi e Dimenna Abdelà, che sono ancora presenti nella nostra scuola, per proporre tutta una serie di situazioni che possono, diciamo, giovare sicuramente al mondo dell'immigrazione e anche ai risvolti che questo mondo ha nelle nostre scuole. D'altro canto, la logica del progetto è quella effettivamente di proporre appunto una serie di strumenti giuridici e didattici per valorizzare, per migliorare la diversità. Le proposte di questa sera, intanto, diciamo che sono delle proposte molto attuali e concrete, sono quella della valorizzazione della figura dell'operatore interculturale, che naturalmente è uno spazio suo di competenze interdisciplinari e servirebbe molto diciamo, ad accrescere la possibilità del dialogo, diciamo, tra le culture e tra le persone che vengono da diverse nazionalità. Ed anche quello di proporre la figura dell'operatore legale che dovrebbe intervenire con le sue competenze interdisciplinari specializzate a migliorare, diciamo, questo mondo, che tanto volte è un mondo diciamo, che si presenta confuso, un mondo disorientante, mentre, diciamo, è un mondo da gestire per migliorare naturalmente la negoziazione, per migliorare naturalmente i flussi migratori che hanno i due paesi, diciamo, la Tunisia con popolazione proveniente dalla Siria e dall'Africa centrale e naturalmente la Sicilia e l'Italia con le popolazioni provenienti dal Maghreb, e quindi per migliorare una situazione che passa però attraverso questa grande opera di sensibilizzazione, di educazione alla pace e alla cittadinanza che le scuole debbono fare. Come è stato strutturato il progetto? Voi siete stati anche in Tunisia? Il progetto è stato strutturato praticamente con una scansione pluriennale che sta consentendo e ci consentirà di presentare alla fine un dossier di proposte molto concrete che si basano sull'esperienza, diciamo, che le diverse organizzazioni hanno, sia l'istituzione universitaria di Tunisi e sia, diciamo, la nostra scuola Manzoni di Ravanusa, nell'ambito, diciamo, della solidarietà dell'apertura al mondo dell'immigrazione e all'intercultura. Anche noi, quindi, per rispondere a questa domanda che mi è stata posta, siamo stati a Tunisi per vedere da vicino la realtà di certe scuole e per vedere un po' come si muove il mondo, diciamo, in Tunisia per quello che riguarda, diciamo, tutto questo complesso di immigrazione, perché effettivamente molte cose sono simili, ma molte altre, diciamo, in Tunisia vanno migliorate anche con una legislazione che, diciamo, sia una legislazione più attuale e più recente. Le relazioni sono state tenute dai docenti Munir Ayari, Rim Gaghi e Imen Abdelhak. Sì, questa è la terza sessione di formazione e parliamo sempre di questo fenomeno di immigrazione e quali saranno i rimedi per questo fenomeno. E l'idea si va sempre a ben distinguere due forme di rimedi. Ci sono dei rimedi immediati, giuridici, per quelli che stanno già là, qui, in Europa. E poi ci sono dei rimedi che sono per un lungo tempo, per più tardi, e questi rimedi pensano che la soluzione sarebbe nel trattare le cause nel territorio di origine. Dunque bisogna combinare i due mezzi per
far fronte a questi problemi di oggi e anche prevenire questo problema per gli anni a venire. Presente l'amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Tonino Nobile, Lisa Laimo e rappresentanti del mondo associazionistico e sociale della città.